Mi sono resa conto che io comincio sempre i video come un discorso che semplicemente prosegue, cioè difficilmente faccio le introduzioni alle cose. E ultimamente ho ricevuto varie domande su che cosa siano e come funzionino il GDL e il GDV, perché effettivamente non so da quant'è che li abbiamo messi in piedi, però da quando all'inizio ne abbiamo concepito l'idea, non è che poi effettivamente questa cosa sia, credo, mai stata rimbalzata. Quindi, molto brevemente, visto che delle cose che facciamo e che ci coinvolgono insieme è sicuramente quella più facile da introdurre, il GDL e il GDV sono il gruppo di lettura e il gruppo di visione, per cui una volta al mese, tramite soprattutto i tuoi suggerimenti, io metto insieme due tris tra cui votare e poi battezziamo il libro da scegliere insieme, il film da guardare insieme durante il mese, e poi c'è una live in cui chiacchieriamo dell'una e dell'altra cosa. Fine. Te l'avevo detto che era facile da introdurre. Sia il GDL che il GDV hanno anche l'incarnazione Telegram e l'incarnazione Facebook. L'uno è principalmente per le chiacchiere, quello su Telegram, quello su Facebook funziona più che altro come una bacheca. E soprattutto quando vengono battezzati i vincitori delle votazioni, sul gruppo Facebook diventano eventi. Questo è tutto quello che devi sapere sul GDL e il GDV. Sembra, sai quando studi una lingua straniera e ti spiegano la regola grammaticale e poi cominciano con le eccezioni? Ecco, tutto quello che ho detto fino adesso è in linea di massima la grammatica del GDL e GDV. Questo mese non funziona così. Quindi è tipo l'H si sente davanti a tutte le parole tranne 4. Questo perché nonostante quest'anno ovviamente il calendario sia, vabbè, questo sconosciuto, comunque ci stiamo già preparando al discorso Oscar. C'è una cosa da tenere presente che è molto diversa da tutte le altre volte, a parte il fatto che la cerimonia sia alla fine di aprile invece che fra 3 settimane. La distanza tra le nomination e la cerimonia è considerevole perché le nomination escono il 15 di marzo. Le nomination del miglior adattamento, di solito, ci guidano nella scelta della cosa da leggere nel periodo degli Oscar e in linea di massima cerchiamo di guardare con il GDV i più candidati possibili in vista della cerimonia. Quindi, sì, è vero, abbiamo molto anticipo. Qual è la cosa peggiore che puoi fare quando hai molto anticipo? Prendertela comoda. Quindi il GDV comincia già non proprio a fargli straordinari, però abbiamo battezzato insieme alle ragazze che gestiscono fondamentalmente il gruppo Telegram del GDV tre film da vedere da qui al giorno delle nomination. Il giorno delle nomination, cioè ripeto il 15 marzo, metteremo insieme il calendario preciso in modo che se hai voglia di vedere qualcosa insieme a tutta la Prisma Chat, o quantomeno la Prisma Chat nel gruppo del GDV, sai quando farlo. Tutto questo quando tradizionalmente parlo prima dei libri. Quindi parlo prima dei libri. Qua mi sono trattenuta, cioè non mi sono buttata già sui possibili papabili candidati agli Oscar e ho scelto due suggerimenti che ho ricevuto e una cosa che voglio leggere io. Te li dirò in ordine sparso così non capisci cosa è cosa. Cristalli sognanti, romanzo di fantascienza di Theodore Sturgeon del 1950. Forse mi hai già sentito dire varie volte che la fantascienza è uno dei miei generi preferiti, però non ne ho una conoscenza molto molto approfondita. Tanto che questo Cristalli sognanti, che è idolatrato come uno dei grandi capolavori della fantascienza anni 50, io non l'ho mai letto. È stato molto utile leggerli in ordine non preciso, non hai capito per niente in quale categoria sia questo titolo come candidatura. Allora, su Amazon la trama non c'è, quindi ho preso le prime 8 righe della trama su Wikipedia, cercando di non spoilerarmi niente. Qualcosa mi sono spoilerata. Se posso dirti, se non l'hai ancora letto, non ci guardare. Si narra la storia di Horty che a 8 anni fugge dalla casa dei genitori adottivi dopo una furiosa lite con il patrigno, che gli ha causato la perdita di 3 dita, dita della mano sinistra. Viene accolto clandestinamente presso il Luna Park di Pierre Monêtre, un ex medico che cova un grande odio per l'umanità e nutre una forte ossessione verso una forma di vita aliena dotata di grandi poteri, i cristalli. Essi sono in grado di duplicare e creare la vita e sono suscettibili agli ordini mentali. Monêtre da tempo esegue esperimenti mentali su di essi, cercando di forzarli a creare un intermediario, un essere di forma umana che gli permetta di ordinare loro di distruggere il genere umano. Insomma, fan per tutte le età. Poi la breve e favolosa vita di Oscar Wao di Junot Diaz, secondo me.
Visto che tanto, ti ripeto, il gatto è uscito dal sacco e sai benissimo quale abbia candidato io e quale no, voglio leggerti alcuni pezzi della mail con cui mi è stato suggerito. Questo forse è un libro che racconta una storia con la S maiuscola e mette in primo piano i perdenti, gli emarginati, gli sfigati e gli regala un palcoscenico. Come se non bastasse, è infarcito di riferimenti pop, Signore degli Anelli, Marvel, Star Trek, eccetera. Amazon, per parte sua, ti spoilera tutto con la prima riga, che io non ti leggerò. Cioè, è vero che c'è... vabbè, facciamo che comincio da qua. La vita di Oscar, ribattezzato Wow da un amico domenicano che storpia il nome di Wild, è davvero favolosa, da favola letteraria, magica e realistica al tempo stesso. Nasce e cresce nel New Jersey, il grasso poco attraente, intelligente e parecchio eccitato Oscar. Sua madre Belisha è una ex reginetta di bellezza scappata da Santo Domingo perché perseguitata dal clan del dittatore Trujillo. La sorella Lola è una ragazza dolce, assennata e insieme spericolata come tutte le domenicane di Diaz. L'intero albero genealogico di Oscar, come quello di altre migliaia di domenicani, è composto da figure torturate, espropriate, martirizzate. Francamente la mail che ho ricevuto mi ha detto più della trama di quanto non abbia fatto Amazon e di nuovo io fossi in te non la leggerei la trama lì perché è forse più spoiler di Wikipedia. Terzo candidato per il GDL è Il buon vino del signor Weston. Un pomeriggio di fine novembre del 1923, un vecchio furgoncino Ford con a bordo due uomini fa il suo ingresso in un piccolo villaggio della campagna inglese, seguito dall'apparizione in cielo di una grande scritta luminosa, il buon vino del signor Weston. Nella locanda al centro del villaggio, dove gli uomini si ritrovano ogni sera intorno al fuoco come miti piante carnivore, è tra virgolette, il vecchio orologio a pendolo si ferma e un inspiegabile senso di attesa si diffonde fra gli ignari e malvagi abitanti, accompagnato solo dal vago presentimento che sarebbe successo qualcosa. Come se di lì a breve, sempre virgolette, la vacca zoppa stesse per partorire un vitello a sei zampe. Da dove vengono quei due stranieri dall'aria familiare? Cosa si nasconde all'interno del furgone e che cosa sono venuti a vendere? Con questo romanzo del 1927, da molti considerato il suo capolavoro, Powys sembra essere riuscito a condensare più che in ogni altro suo libro, protetto dall'onnipresente humor di Pece, la qualità essenziale del male, impedire al bene di essere riconosciuto. Perché come tutti sanno, l'evento più importante e gravido di conseguenze passa spesso inosservato e viene ignorato da quasi tutti i nostri simili. E se davvero un giorno l'eternità arrivasse, potete star certi che nessuno ci farebbe caso. Questa sì che è un'altra regola. La votazione avviene nella community tab del canale, trovi il link in cima al box, devi selezionare il tuo preferito, domenica, durante la live GDL GDV, vedremo come sia andata la votazione e battezzeremo il vincitore. Il GDV non vota, ti ripeto, perché abbiamo scelto tre film che sono diciamo, in profumo di Oscar, ma non con tantissime chance, perché ci siamo dette, sì, appunto, c'è tantissimo tempo tra le nomination e la cerimonia, ma non è che possiamo bruciarci tutti i candidati forti prima che vengano effettivamente candidati. Quindi i prescelti sono: 10 febbraio ci guardiamo Malcolm and Marie, che è su Netflix, mi sembra, aspetta, secondo me è qua. Sì, è su Netflix. Il rapporto tra un regista e la sua ragazza viene messo alla prova quando tornano a casa da una premiere e aspettano le opinioni dei critici. Tutte le visioni, a proposito, avvengono di mercoledì e si comincia alle 9:30. Anche questa è una regola di solito, senza eccezioni. Il 24 febbraio ci guardiamo Wolfwalkers, è la storia del viaggio di una giovane apprendista cacciatrice di suo padre in Irlanda, dove devono spazzare via l'ultimo branco di lupi. Però a un certo momento cambia tutto quando lei fa amicizia con una ragazzina dallo spirito libero che fa parte di una misteriosa tribù che si dice si trasformi in lupi nottetempo. E poi il 10 di marzo, ah no, aspetta, Wolfwalkers è su Apple TV Plus, come anche la visione del 10 di marzo che è On the Rocks, è la storia di una giovane madre, che è Rashida Jones,
che si riconnette con il padre playboy, che è Bill Murray, durante un'avventura attraverso New York. Dove sia possibile, a seconda della piattaforma, viene condiviso un link, in modo che se sia tutti perfettamente sincronizzati. Se ti interessa partecipare alle visioni condivise, ci sono tutte le istruzioni e un sacco di persone pronte a dare una mano sul gruppo dedicato, quello del GDV, insieme a tutti gli altri, il suo link è nel box. Che cos'altro? Niente, non vedo l'ora di sapere cosa vorrai leggere tutti insieme. Allora, il 31, cioè domenica sera, lasciandoti come sempre 3 giorni per votare, a partire dalle 22, perché le live cominciano alle 22, chiacchiereremo de Il Castello delle Stelle, che è stato il libro del GDL di gennaio, e di Mank, che è stato il film del GDV di gennaio. Come sempre io non posso giocare a poker. Quindi, se hai voglia di chiacchierare di questa lettura condivisa e visione condivisa, ci sentiamo domenica. Trovi già gli eventi Facebook come promemoria per le visioni GDV che ci portano dritto fino alle nomination degli Oscar. Per quanto riguarda il GDL, appunto, appena battezzato il vincitore, diventa anche lui un evento sul suo gruppo Facebook. Se ci sono perplessità, domande, dubbi, non esitare a contattare me o in generale a scrivere su o la chat principale o tutte le sottochat spin-off che trovi su Telegram. Spero di aver detto tutto quanto. Mi spiace se anche questa settimana sono in ritardo su tutto il programma che mi ero fatto, ho avuto qualche contrattempo. Comunque, a breve arriva anche la Weakness, arriva il Bullet Journal di febbraio, che magari potrebbe non essere alla fine del mese, e il nuovo Books. Però intanto sicuramente ci vediamo domenica sera in live. Grazie mille se hai tollerato questo video, che da una parte ho cercato di fare il più chiaro possibile, secondo me ottenendo il risultato opposto, tipo mega infodump tutto arricciato su se stesso. Tutti i link sono nel box, ti abbraccio e se ti va ci vediamo al prossimo video. Ciao!